Io devo dire che in pochi momenti nella mia vita sono rimasto senza parole, come martedì prossimo. Perché signori, martedì prossimo succederà l'inverosimile, l'inconcepibile, l'incredibile. Perché martedì prossimo su Twitch, link in descrizione, guarderemo finalmente insieme la puntata di quest'uomo a primo appuntamento. Per favore, siateci! Siateci, dobbiamo battere ogni record del nostro canale, voglio 10.000 spettatori. Che non si dica Luca non mantiene le promesse. Quindi martedì ore 21, Caldi in live, link in descrizione, trovate il nostro canale Twitch, c'è anche il canale di Marco in descrizione, mi Pensate. raccomando. Però noi stasera siamo qua per fare cosa? Per guardare delle pere, No! dei retani e aspetta, e farci della cultura. Ah, ok. Sono state le pupe e le secchione ad aver avuto la possibilità di cambiare partner. Ora sono i pupi e i secchioni a Eccolo qua. poter fare la stessa scelta. No, non voglio cambiare. Quindi non cambia. E beh. De Santis. No, non la voglio cambiare. Matteo. No, non la voglio cambiare. Gli ha fatto vedere il brivido Pisano. guardandola un Vuoi attimo. cambiare la tua pupa? No, non la voglio cambiare. Bravo, Pisano. Gianluca. No, è solo No. per. Marini, vuoi cambiare la tua pupa? No, Marini no. Sì, voglio Come cambiare la no? pupa. Ma era l'unico che lo voleva l'altra volta. Insomma, con Guidi. Ah! Composto! Plot twist. Raga, diciamoci la verità. E non può nominarlo perché sennò manda via Stefani. No, raga, c'è. No. Lui si è anche tolto, diciamo, la pupa peggiore. Grande mossa Però è strategica. strategica bomba perché uno non può essere votato perché sennò manda via Stefani, quindi è già un voto in più. Prendi una pupa che secondo me ha il sintonia di testa è meglio. Però aspetta, lei ha detto no, eh. È il gioco. È un gioco. Ok. E il fatto che lui ci abbia divisi, nonostante sappia quello che c'è tra di noi, è veramente una cosa. Ok. È un gioco. Marini è il più odiato della season, eh? Inizia a starmi simpatico. Ci stavamo muovendo, cioè, questa settimana ci siamo mossi bene. Adesso deambulavano comunque Tutte e con due. dello charme non da poco. Ma questo non implica che voi non possiate stare insieme. Tu ti puoi sbattere lui, ma nel senso studi con me. Sì, infatti. Cosa cambia? Personalmente è una situazione che mi ha fatto veramente No, non ti amalgamare al gruppo, dai. Ma sinceramente mi ha fatto veramente ribrezzo. Perché è un gesto veramente inumano. Inumano, di una pochezza veramente disarmante. L'ha messo lui stesso, non ha mai provato a amare. Ma questi si amano adesso. Sarà difficile magari mandarlo al sintonio perché c'è un buon rapporto con Stefani. È un genio. È un genio. Marini è un Cioè, genio, questo raga. è veramente Sì, uno scacco sì, sì, sì. Cioè, lui quindi punta a vincere con Stefani. Non sto capendo. Spiazzata. Ditemi cosa devo Ma fare. qual è la mia camera? Dove devo andare? Stiamo condannando come persona per la scelta di gioco che No, sto condannando come persona perché è scomparso di me. È vero. Ragazzi, cioè, questo ha fatto comunque una scelta di gioco perché dovete aggredirlo. Cioè, è comunque una persona. Ma cosa sta succedendo? Allora, io lo dico adesso Attenzione, occhio. e non lo dirò più, ma Diamante, best personaggio di questo programma. È l'unico che tondo. Con le emozioni, il gioco, Sì, cioè, è ci sta a giusto. pennello. Perché hai cambiato? Non me ne frega dei tuoi genitori. Perché ci hai divisi? Oh, Miria, eri fortissimo. Fortissimo. Ma non è dove, vero. Ma dove? Ma cosa state dicendo? Dico, boh, niente. No, no, me, no, no, no. Anche tu. Te le leggo ste mani! Adesso parliamo, cioè comunque domani bisogna Dove parlare, ma non ora. Cosa vuoi parlare? Ma cosa c'è da dire? Cosa vuoi parlare? Le azioni, non capisci. Alcune volte no. Stanno un po' esagerando nei suoi confronti, possiamo dirlo? Non esiterei a prendere quel treno per Perugia. Senti, c'hai dei begli occhi, mi guardi con questi occhioni, permetti. Poi io ho paura quando ti guardano negli occhi. Ah, l'Euroben. Ah, Albert Einstein è uguale a MC al quadrato. Si saranno calmati gli animi? Pupe, secchioni e viceversa? Ora vedi che passa l'unicorno e c'è Marini che dorme là sopra perché non lo vuole più nessuno. Che bello! Piace, dai. Bellissimo. Sono belli. Lui poi. Oh. No! Era blerrato. Roberto Giacomo. Robertone. Roberto Giacomo. Diventerà per qualche minuto ogni coppia una coppia di conduttori televisivi. Dov'è Omar? Che cerca sempre di salvarlo. Omar, stai attento. Omar, occhio lì. State per raccontare un delitto di cronaca nera. Oh, Madonna. Un guasto alla ruota ha preso una curva troppo larga e si è andato a schiantare sul guardrail. Guardrail. Sì, è un guardrail. Io mi trovo qui nella savana, vedo dei leoni, delle leonesse. Comunque l'isola di Pasqua indicativamente. Carla Mazzica. Vediamo cosa c'è dentro. Oh.
C'è il cazzo che me ne frega la gente. Vai diamante, fai vedere quanto sei TikToker. Senza vodka lemon non riesci a parlare. È arrivato il momento di andare in onda. Ma già così, senza... Pupa la notizia, parte subito. Vi diamo il benvenuto ad una nuova puntata di... Marini! Super Rizzolo! Pisano! E io sorrido e dopo... capito come si monta. Ma la terza puntata. Vediamo due uomini vestiti di bianco. Louis Armstrong e il suo collega sbarcarono sulla luna. Il presidente dell'America che saluta il suo popolo perché ha piantato la bandiera americana sulla luna. Obama era sull'Apollo. Divideva Berlino Nord da Berlino Sud. È andata la parte sbagliata. Erano gli altri. Erano gli altri due. Che... Un muro che si è rotto. Si è rotto il cazzo. In questo filmato. Qui possiamo. Qui no, ma ti spiego. In game. Tipo A. È l'imitazione perfetta questa. All'esibizione delle fiaccolate rosse. Le fiaccolate. Ah, perché quelli sono uomini con le fiaccole. Ma pure tu che non capisci. No, 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 no. Spagna. No, 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 no. Che cazzo c'è? Cazzo sali. Mamma mia, mamma mia. Vedi chi? Cos'è questo ritmo frizzante questa sera? Hanno licenziato i montatori delle prime due puntate. È un set dello puoi meritare. Grazie mille. Grazie veramente per questo set regalato. Rubato. All'ultimo posto, Mirea Guidi. E poi criticano Marini che ha voluto cambiare la pupa. Al primo posto, a pari merito, Avdawi, Matteo e Orazio e Gianluca. Vabbè dai, tutti lì. Per entrare. Che cazzo? Io sto a 3000. Allora, cos'è un pupo secchione? Chi è Pisano? Sono io. Ma sta esplodendo, è tipo l'hanno incartato. Madonna. Ciao ragazzi. È un nuovo pupo, raga. Del posto di uno di loro volendo. Ma adesso ho un po' paura. Anche adesso ho un po' paura. No, non possono. Ora che questa avventura è diventata una storia vera. Però tanto tu sia sincera. Abbracciato è di presenza comunque Manuel. Ha sentito la presenza? Gli ha appoggiato il ginocchio. Anche se stichino, visto che è ballettino. Ah, ma un ballerino. Non penso che avrò problemi a relazionarmi, a integrarmi. Panettiere con la realista. Si mette la panettiere nel culo quando fa gli spettacoli. Sono contenta che Manini ci stia dando una mano nello studio. Dai, si è anche proposto studiamo tutti e quattro così li fa stare insieme. Ma cosa volete di più? Sai che cos'è un ione in scienze, visto che c'è anche scienze? Cos'è un ione? Io so cos'è un coglione. Sì. Ma secondo me io sto per dire. Una persona stupida. Beh, lo sapevo. Sto salto nel vuoto. Cioè, salto nel vuoto per me. Ma perché è dovuto entrare? Ma chi è? Ma cosa vuoi? Cazzo, cioè, ma lo mandano via. Cosa serviva? Scusate. La bagnotta di pane io, perché non riuscivo a dormire. Quindi un momento lo devo trovare. Non puoi ridere. Sai dove tiene lui i sogni? No. Il pane in cassetta. Glielo dico, non ho avuto una bella impressione. Cioè, a me difficilmente mi vengono i... Oh, finalmente lui può litigare. Stava trattenendo. Ora ho capito perché è entrato. Sì. E cioè, quando la coppia è così in pericolo che vi manca il terreno proprio sotto i piedi, come in questo caso. Mi manca i neuroni in testa, pure il terreno sotto i piedi. Però un po' troppo. Cioè, l'hai detto mentre mi hai inciampato, ho detto... Occhio, perché il panettiere alla fine di questa prova potrebbe essere distrutto. Occhio, perché comunque... Oh, di là non c'è la rete, occhio. È rimasto lì. Come sei? È Pisano. Avdawi e Matteo, pronti? Lui comunque essendo una persona poco competitiva. Ora si lancia giù direttamente senza moschettone. No, lì eri già proprio eri sei rimasto appeso. Non ce la faceva più, si vedeva, dai. Posso parlare con lei, per favore? Perché se ti intrometti... Sto parlando con lei, io sono nervoso, non mi ti mettere in mezzo quando io sono nervoso. Perché che sei nervoso, che succede? Abbiamo capito perché è entrato. Sì, sì, sì. Sta nascendo una sorta di sfida. Cercano sempre di isolarmi. Sempre, sei entrato 3 minuti fa. Chiarire. Sicuramente, perché è importante, bravi. Siamo una squadra. Secondo me, lui è quello che montava i primi due episodi. Ti buttiamo lì, levati dalla fava. C'è un problema, però. Lui non ha capito il programma. Siamo tutti una squadra. Ma che cazzo dice? Vincono la prova Stefania e Marini. Marini è un cretino. Marini ha sbagliato a cambiare pupa. Marini è un cretino. Ha vinto la prova. Paolella, la secchiona di Manuel. È il tuo pupo, Manuel.
Ciao, piacere. Ciao, Paolella. Paolella. Io sono laureata in ingegneria civile e mi sto specializzando in idraulica. Ah, io c'ho mio fratello che fa l'idraulico. No, io però sarò ingegnere. Ah, caspita, vedi. Vedi cosa? Di Manuel mi questo... piace un sacco il sorriso. Sì. Sempre curiosa, sorridente. Faccio il panettiere. Tu sei pratica di pane, di... Ma che domanda è? Sei pratica di pane. Ma tu paneggi? Come chiede a qualcuno di non mi è tanto simpatico. Però possiamo rimediare, nel senso che... Che se va a casa comunque. È meglio. Manuel non lo sottovaluterei. Perché mi fissi? Ti piace? No, no. No, in realtà no. Guardavo la piscina. Ma... guardavo la tua faccia con la piscina. In realtà volevo vedere quel frassino laggiù, ma ci sei tu che mi oscuri l'orizzonte. Dov'era ieri sera, signora Cattino? Qui. Vado nel volgare, no? Termini scientifici. Che vado nel volgare? Ma voleva spiegare. È imbarazzante raccontare determinate cose. Esiste lo sperma. Vabbè, ma mi fanno palpitare. Non puoi negarlo. Che esiste. Un'esplosione di calore tra due mammiferi. Un mammifero prende, mette una caldaia lì, no? Si avvicina ed è fecondato. Chiamati spermatozoi, che loro fanno una gara. Ah, chi viene più duro? Chi tiene? Eccolo. ha vinto tutto lui! Quello che tiene più duro durante il percorso. Bravo. Perché. Che cazzo dici? Tocchi il coccige. Quello. Bravo. Sì. La faccia. Oh, sì. Non si può dire che non stia alzando il livello del programma. Metacarpo. È facile, sembra De Santi. Mi disegni un ovino. Un omino? Un omino bianco. Fa l'uovo, sì. Ecco. Beh, però bello come uovo. È semplice. Che cos'è questo? Un ovino. Io non ci credo che non sanno cos'è un ovino. Sta in Italia sta carne. Io sono estasiato. Ma che è il macinato misto? Ma lui in macelleria è finito. Ma cosa sta comprando? Ma vuole fare una grigliata. Ma dove è finito questo uovo? Faccia un disegno naif. Questo è un disegnino naif. Perché naif? Perché c'ha le righe. Beh, ti guarda, te lo dice molto bene. Vabbè, dai, però, che non me ne frega assolutamente niente. Quello è diventato. Quello è naif. Quello è naif. Cosa vuol dire naif? Una donna matura. Vabbè, ma ci dà la soddisfazione di quest'uomo, eh. Signori, abbiamo appena raggiunto, penso, il livello più basso in 2 anni di reaction. No, lo vuole rilanciare, ma no. Ma è meritato. Prego, vadi. E là. Le cose che lei disegnava da bambino, alle scuole elementari. Ah, ok. Che cosa disegnava da bambino? È un disegno astratto. No! 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 Signori, ci dissociamo! Cosa disegniamo da bambino? In game. Ha mai sentito parlare di natura morta? Io abito in campagna, quindi la vedo quando muore. Vabbè, è un eroe. Diciamo. Cioè, mi si è appena alzato. Il livello si è aumentato. Cioè, non vedo l'ora di che ci siano anche le prossime puntate a sto punto. Lamento 6. Brava! Siamo arrivati primi oggi. Questa coppia, dai, più o meno funziona. Sì? Adesso sì? In piedi, le due coppie che hanno vinto la prova. Ma già che tolgono due punti. Il quartetto sta monopolizzando comunque la puntata. Decidiamo di togliere 2 punti a Orazio e Gianluca. All'ultimo posto. Mettere, faccio anche lo spogliarellista. Quindi, raga, veni da bordo piscina, dai. Attenzione, si esibisce per tutti, Signorina. Magari domani esci tu. Questo bacio non arriva. Non voglio mettere furia. Furia, freddo. Il cavallo del West. Che beve solo caffè. Ma cosa stanno dicendo? Per mantenere il suo pelo più nero che c'è. Furia, cavallo del West. Che beve solo caffè. More supera tutto. Questo è. Attento che cadi. Poi ho fatto 20 anni. Attento che cadi. Quindi osa un po' di più. Ma era un uomo felice prima che arrivasse. Tu sei un animale. Anche tu, no? Potresti anche. Che cringe. Sta insultando tutti. No, ma Jessica comunque nel senso Jessica sì, sottovalutatissima. No, fare un po', cioè, la si camicia vede proprio... No, io parliamo di moda. Dobbiamo imparare a vestirci però. Tutti e due. Sì, grazie a casa. Ok, grazie.
Ma lui è proprio tutto sbagliato. Sì, sì, ma sì, in effetti ha detto una cosa giusta. Tu hai presente un po' le mie forme? Sì. Porco due, hai detto a memoria Madonna ormai. Madonna santa. Possiamo pensare anche a dei filosofi. Mi viene da pensare ad Aristotele o a Platone. Che c'è comunque anche guardandole quella l'idea poi. Lui mi ricorda Platone. Hanno 20 minuti per creare il loro outfit. Sfida è ardua. 3, 2, 1, via. Ma cosa hanno per farlo? Delle stoffe, ma in 20 minuti. Turnica. Riguarda, riguardo cattivo. 10, 9. Ma poi si è anche piegato all'indietro con la schiena. Abbiamo provato. 3. Devo dire che siete stati bravissimi. Un applauso. Ce l'ha il movimento di gambe. Bene, partiamo con la nostra sfilata. Ma lei puoi mettere di tutto. Ha trovato delle cose e gliela buttate addosso. L'abito come si chiama? Japanese attraction. Stampa con fiori di loto, una cosa incredibile. Si autocelebra. L'abito si intitola No Toxicity perché vuole rifiutare la tossicità dei canoni agricoli. L'abito è non avevo stoffa. Non è messo niente. Lui ha preso le tende di nonna Erminia e se l'è messo un abito ispirato a Socrate. Beh, sta interpretando il so di non sapere. Vabbè, ma tu e Puccia avete una connessione. Però purtroppo siete fuori concorso, quindi. È tutto fuori concorso, ma che cazzo è un po' te? Perché questa puntata non possono uscire. L'ultimo posto se lo aggiudicano Avdawi e Matteo. Vincono Stefani e Marini. Stanno dominando il lungo e il largo la classifica. Diamantone va al bagno, Jessica, non so che di spagnolo, vero? Spagnoleggiante, dice. Spagnoleggiante, Valladolid. No, Valladolid sappiamo tutti. Ah, no. De Santis è alle strette. Terrorizzato. È solo passato dietro gli occhi della paura di me. Lo squalo c'è stato dietro. Va a prendere gli schiaffi. Ma come fa a vedere che è 45 gradi? A muzzo. Se 90 gradi è così. 90, allora, non so, a partire 90 da è così. Le nostre coppie sono pronte a riconoscersi in ogni circostanza. Almeno spero. Oggi avremo una prova a partire. Madonna, mi sono visto tutti quei panari in faccia. Devono riconoscere la pupa da... La pesca? Ah, abbiamo un po' di twerk. Ah, così si devono riconoscere così? È impossibile da indovinare. No, totalmente a caso. No, non è la mia pupa. Non è la sua pupa. No, però. È allenamento. Tan. Allora, dopo aver attentamente guardato, posso dire con quasi assoluta certezza che quello più bello c'è la Mirea. Indeciso tra lei e Pisano, sinceramente. Perché Pisano l'ho visto muoversi in modo abbastanza... È la mia secchione. Come diamante, ragazzi, schiena. C'ha il culo che guarda, nel senso, ha gli occhi anche lì. Occhio! Madonna, che lancio marcio. Hanno riconosciuto la propria secchiona, entrambi viceversa. Passano automaticamente alla prossima puntata Stefani e Marie. Secondo posto, con Jessica e De Santis, sono gli ultimi. Nella prossima puntata de La pupa e il secchione. Previous! Riconosci che è uno dei due. Sì, vabbè, ma cosa mi ha appoggiato il c***o sulla spalla? Oh, non fate... Ma cos'è sta porca? Ma sembra che ti stai punendo il culo sulla mia schiena. Questo è palesemente Marco. Come hai fatto? Qual è stato la tua testa? Si muove tutto storto, se no. Te potevi essere. Lui è più basso, quindi sto più basso. E allora non riuscivo. Anzi, ti hai fatto anche la tappa. Sì. Madonna. Ma ficca lo stadio. Vai. C'hai pure la musica. Sì, oh. Madonna. Ma è partito proprio. Sti limoni. Siamo persone riservate, timide, con i nostri tempi e quindi... Apri il sussidiario, Rozzi. Ti vuoi mettere con me? Sì, no. Sono il numero di mio. Stavo trattenendo quando è qui. Si stava cagando addosso. Finalmente può andare a cagare. No. Sì. Scopritevi la scelta che ammiro che tu hai fatto, perché io non sarei riuscito a farlo. Sei bravo, per carità, non si può mettere in dubbio questo, però devo dire che nel senso fino non sarà così. Nessuno lo calcolava al buon Marini dei paracu falsi. Che c'entro io pure tu? Fammi capire, che c'entro io? Tu qua che cosa vuole lui? Che era lì? Ma nessuno se lo stava cagando. Che era lì, se io faccio parte del gruppo. Che c'è? Ho capito. Gruppo, ma stai zitto. Io ad esempio io con Marini. Mi stai accusando. Che cosa? Ignora. Titoli test per la terza puntata è... Il futuro, le nostre paure, opportunità e speranze.
Ma dai. La mia speranza più grande è quella di avere un futuro sereno e di essere più felice. Basta che mi chiami, non è che è difficile. Cioè, nel senso, ce l'hai a portata di. E questo fa di lui un secchione, ma soprattutto un pupo cristiano. Ancora? Ma basta, ma dai. Sì, vabbè, ma questo ti segue. Ma ce l'ha con me. Vuoi dirmi perché ti sei così emozionato? Sì. Aspiandre. Cosa fa piangere? No. Sostegno, Giallo. Se riesci per Pasqua, perché abbiamo lo so, Pasqua, no, l'isola, no, vedi tutto. D'amore tra De Santis e mi dispiacerebbe andarmene, non per me, ma per loro. Ma questa è la paracolata finale per provare a non andare al Sintoni Test. Uno dei nomi sono Orazzi e Gianluca. Lo sapevamo. Ce l'aspettavamo. Diamante. E l'altra coppia è quella di Afdawi e Matteo. Ciao Giallo. Ciao Giallo al bagno, tu dici? Sì, beh, raga, diamante, cioè, se non vince il Sintoni Test contro come... Gianluca. Per due giovani ambiziosi come noi, il futuro dei giovani per i giovani. È andata malissimo lei. Allora, lei ha sbagliato tutto. Matteo, per darci un futuro pieno di speranza. Io sono Matteo, 30 anni. Italiano orgoglioso di esserlo. Teo, motivatore. Le aziende più grosse che oggigiorno fatturano milioni e milioni di dollari sono nati nei garage. La speranza, beh, quello ce l'hanno insegnato i nostri nonni. È sempre l'ultimo a morire. Vota Matteo Diamante. Beh, questo è il discorso che fa la Diamante Family su Instagram, lui. Questo è il discorso che fa per chiamarsene tutto. E infatti ce la fa. Ma attenzione, potrebbe stupirci. No. Scusate. Diamogli il beneficio del dubbio. Ti svegli la mattina. Ti frullano tanti pensieri per la testa. La paura di non riuscire a creare una famiglia. Non riesco a non ridere, dai. Scusate, sono un po' emozionato. Specie più per loro che per me. Beh, la paura, signori, è come stare in una stanza al buio. Con dei cazzi sulle spalle. Sono fiero di me stesso. Grazie. Bravo. Giallo, ti chiediamo scusa. Sinceramente sono un po' indeciso tra i due chi prendere. Non so chi è andato. Aspetta, meglio. Ho una domanda. Molto. Ma che cazzo ha detto? Non ho sentito niente. Matteo è molto più sicuro. Ha fatto un bellissimo discorso. Gianluca è riuscito a colpirmi di più. Non esserci anche un po' di emotività. Cosa? Gianluca oggi ci ha mostrato sia in questo. Ma siamo seri? Mandiamo al bagno di cultura a Matteo e salviamo questa sera. Ma Gianluca. Che puttanata! Ma cosa significa? Non ho un cappello io. Non siamo ancora fuori, eh. Ciao Jessica. Sì, vabbè, assolutamente sì, di cosa stiamo parlando. Che il bagno di cultura abbia inizio. Sono teso. Quello che sento l'ansia. Dobbiamo essere supplementari. Inizio. Churchill. Treno. Vittorio Treno. Lo sai, Matteo. Lo sai. Churchill. Non era facilissimo. Alfred. Vabbè. Beh, però come livello di difficoltà forse ci... Sì, ma il tempo funzionato. È lui dentro. No, il tempo. Già c'è uno che accoltella nella donna. Vabbè, diglielo. Ma quanto tempo passa? Ma va. Finito. Guarda che roba. Ma vaffan. Io questo ma non l'avrei io mai. Sì, per il grande fratello. Questa solo Marco l'ha. Ma chi è? Per il grande fratello. È la Marchesa d'Aragona. Grande! Siamo solo più uno. È un punto che non ci aspettavo. Livello di trash uguale, dai. Quando fai il minestrone metti dentro un sacco di zucchine e... La cipolla. Ah, tutina cipollari. Vabbè, ma... Esatto. Ma vai a cagare, no? No, vabbè, indegno. È indegno. Ma no. Che cara è? Si chiama il palazzo in quella sede? Comune di Roma. SPQR. Non possono andare avanti. Campidoglio. Eccolo, brava! Vabbè, ma scusi, sì, ma... Quanto dura il tempo? Vabbè, lui prima gli ha detto il minestrone con le cipolle, ha detto 18 verdure. Oh no, brutta sensazione. Molto brutta, quanto Jessica siamo? Jessica De Santis 4, Abdawi Matteo 2. Ma lei come fai a saperlo? Però io lo amo, cioè... Amo, tu amo. Aiutalo con il gioco di parole. No, non gli aiuta allora. Sei Mourinho. Sei due, è recuperabile. Vado sempre io là, nella sua isola. Ah, non aiutano un cazzo. L'aiuto è che Cristiano Malgioglio va sempre lì. E finisce il tempo subito. De Santis 7 punti. Ma non doveva neanche essere al bagno di cultura. Giorgia Meloni. Finita. Vorrei prima dire che Matteo e Afdawi sono due persone meravigliose. Mischeta. Risposta esatta.
Che furto. Ecco perché hanno fatto entrare il nuovo pupo. Big furto ever. Però è stato mandato al bagno ingiustamente. Ma proprio ingiustamente.